se vi ricordate, io nell'episodio scorso vi avevo detto che avevo perso la registrazione successiva. In realtà mi sono confuso con un altro episodio. E quindi, sorpresa, in realtà quello che c'era, quello che dove non doveva esserci, c'è. E tra l'altro non ho fatto nemmeno la intro perché pensavo fosse lo stesso episodio. Quindi, buon salve, ragazzi, bentornati benvenuti in questo nuovo episodio di Horizon Zero Dawn. Ok, allora, quindi qua ci sta la macchina, quella corruttrice. Noi ci prendiamo subito le medicine, cioè le piante medicinali, e andiamo a spacco devastarla. Allora, dobbiamo ricordarci che però questa macchina non si impalla se, diciamo, se la fulminiamo, quindi se cade in una trappola. Dove cavolo? Ok, dovrei averla presa quella. Non l'ho presa. Ok, dovrebbe esplodere teoricamente a breve. Allora, quella non si è ancora accorta di noi, quindi direi di prenderci un attimo la granata con... Sì, la bomba congelante, tiragliene una sulla testa. No, 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 perché non gli è tirata? Scappa! Scappa! Devastalo, 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 devastalo. Ok, giù, ammazzalo, 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 no, bello, ammazza, ammazza questo, ok, questo è morto. Facciamo le cose con calma, tiriamogli una bomba congelante. No, perché non gli ha, ah, ok, gli ha fatto male, gli ha fatto male. Vai di frecce infuocate, non l'ho preso mai. Via, via, scappa, 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 scappa. Via, via, via. Ok, allora dobbiamo mirare sui serbatoi, quelli che stanno lassù in cima. Quindi rallenta il tempo. Bam. Un'altra là. Bam. Non capisco perché gli facciamo così poco danno. Vai di freccia normale e scappa ora. Scappa ora. Rallenta il tempo. Bam. Aia. Madò che sasso potente. Via, scappa. Ok. Rallenta il tempo. Bam, scappa. Scappa, 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 scappa. C'è una pianta. Qua va intanto corsia. Aia, il corsia intanto ridistrae, dicevo. Via, via, via. Allora, siamo lontani. Questa è abbastanza rompipalle, sta macchina. Via. Fermo. Ok, via, via, via. Rotola, rotola, rotola. Fermo. Bam. Rotola via, rotola via. Rotola via, rotola via, rotola via. Rallenta. Aia. Via, 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 via. Via, via, via. Rallenta. Via. Aia. Scappa, scappa. Ma perché mi fai male? Mi sto scansando. Non dovresti farmi male. Aia, ma sono scemo. Allora, scappiamo un attimo adesso in cima. Un secondo, rapidamente. Rapidamente. Dobbiamo prima uccidere questa che è un po' una palla. Rallenta. Vai. No! Se sei lezzo, se sei lezzo. Rallenta. Via. Curati. Scappa. Scappa. Ma perché non scappi? Dai, che cacchio. Vabbè, me ne sto prendendo tutto in faccia, me ne sto prendendo. Cerchiamo di fare un qualcosa di migliore. Via, via, via. Scivola via, scivola via. Scivola via, girati. Scannerizzalo, dov'è? Ok. Rallenta il tempo. No, via. Non l'ho preso. Non l'ho preso, ok. Rallenta. Ok, preso. Rallenta. Ok, preso. Intanto una di due gliel'abbiamo spaccata. Fermo, vai. Ok, preso, vai che manca poco. Manca poco, manca poco. Manca poco, vai, 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 scannerizzalo. Ok. Scannerizzalo, mira, rallenta, bam. Ai, come mi hai fatto male? Spiegami come. Mira, rallenta, bam. No, perché ho finito le frecce, no. Mira, rallenta, bam. Mira. Aia, mi ha tirato un sasso devastante. Scappa, scappa, mira, rallenta. Bam. E muore, ok. Allora, questa è morta. Vai con questa vedetta, dai con la vedetta, dai con la vedetta. Oh, ok. Morti tutti, morti tutti. Bello, mi è piaciuto. Allora, prendiamo tutto quanto. Qui che c'è?
Ah, sorry, c'è un'altra vedetta. Un attimo, craftiamoci un attimo le frecce. Ok. Ok, è morta. Allora, prendiamo tutto quanto. Bobina del corruttore. Ok. Abbiamo preso tutto quanto. Allora, esploriamo un attimo questa ala del gioco che non abbiamo mai guardato finora. La sacca delle munizioni per la fiume. Possiamo praticamente aumentare le cose disponibili, credo. Quindi cliccando qua possiamo potenziamento borsa armi 1. Capacità più 5 aumenta la capacità dell'inventario. Io direi che ci servono 15 frammenti e dei legni. Quindi l'abbiamo fatto. Poi potenziamo anche la borsa degli abiti. Potenziamo anche la borsa delle risorse. Potenziamo la borsa di tutto quanto. Così almeno abbiamo, possiamo fare tutto. Poi abbiamo tutto uno spazio maggiore. Non dobbiamo lasciare le cose in mezzo alla strada per... Ok, abbiamo fatto tutto quanto a livello 2. Sotto invece le munizioni. Vorrei aumentare le munizioni da caccia. E anche le munizioni, quelle incendiarie. Ok, ne abbiamo 30 quindi. Queste non le possiamo fare perché ci mancano i recipienti metallici. Queste ci manca la folgore, ok. Quindi il viaggio invece, kit da viaggio, vabbè non ci importa, ce l'abbiamo. Ok, quindi entriamo direttamente nella fortezza di Karja e vediamo cosa succede. Allora, volete aprirmi la porta o no? Sentito? Aprite le porte e informate il capitano Balan. Dove sei diretta, ragazza? A ovest. A meridiana! Mi sembrano più... La spaccata non è semplice, persino nei giorni d'oro. È meglio se vai a parlare col capitano Balan. È arrivato da meridiana da poco. Lo troverai al forte, su un balcone a sinistra che dà sulla valle. Bene, grazie. Siamo noi a doverti ringraziare per esserti occupata delle macchine. Cammina nella luce. Questi Karja mi sembrano leggermente più evoluti a livello proprio di, cioè, di comunque armamenti e tutte queste cose. Hanno gli armamenti di ferro, quindi comunque più potenti. Abbiamo preso un punto abilità, ok. Quindi saliamo a livello 11 e possiamo sbloccare un'altra abilità. Ora ci servirebbe da cercare una qualche macchina. Devo trovare Olin e scoprire che cosa sa. Ok, sì, vediamo un attimo. Ah, qui possiamo potenziare già, ottimo. Possiamo potenziare. Direi di prenderci il colpo dall'alto. Che volevamo prenderlo già, ma non l'abbiamo preso poi. Quindi prendiamo il colpo dall'alto, ok. Quindi ora noi possiamo fare tutta violenza, ok, capito, così. Allora, comunque io volevo aprire un attimo la mappa per vedere. No, qua non c'è ancora nessuno. Dobbiamo sbloccare questa zona. Guardate quanto dobbiamo andare lontani. Quanto dobbiamo andare lontani. Allora, qui c'è un... Ah, ok, allora ragazzi, ho capito ora l'utilità dei collo lungo. I collo lungo praticamente ci sbloccano l'aria da questa specie di nebbia. Quindi se andiamo qua, noi analizziamo un'area che può essere tipo questa, per esempio. E quell'area ci diventa normale. Cioè, visibile sulla mappa. Quando lo troverò, parlerà. E pagherà per le vite che ha rovinato. Poi scopriamo che in realtà Olin era tipo una persona buona. Ok, la macchina non può entrare in questo luogo, quindi parcheggiamola. Ammazziamo questa oca. Oh, che non posso ammazzare l'oca? Non posso ammazzare l'oca, guarda lezza. Va bene. Allora qua c'è un mercante. Vediamo se possiamo vendere qualcosa oppure prendere qualcos'altro. Allora, gli abiti vediamo adesso. Prima vendiamo un po' delle nostre cose, no? Tipo cose che servono ai mercanti. Tipo per esempio la lente dello spazzino che non la usiamo. Tipo il vetro del deserto che non lo usiamo. Tipo le trecce luminose che non servono a fare niente se non per venderle. Ok, e tipo basta perché il resto ci serve.
Quindi andiamo a vedere. Acquistare armi. Possiamo acquistare nuove armi. Nuovi abiti. Risorse non ci facciamo niente. Pozioni ce le craftiamo. Munizioni ce le craftiamo. Tutto il resto ce le possiamo benissimo craftare. Abbiamo una cassa gratuita. Ok. Allora, le armi. Anzi, più che le armi, vediamo un po' gli abiti. Ci serve un abito potente che ci... che ci... questo cosa vuole? Adesso è un cretino, l'ho venduto il vetro del deserto. Ci serve per scambiare le robe. Ci serve una... un'arma potente per... contro tipo i... le belve. Cioè contro... tipo che ci abbia un mirino così. Molto alto. Tipo per esempio questa è la migliore. Costa 1010 più una treccia di cristallo. Che non abbiamo. Vediamo un attimo. La treccia di cristallo ovviamente non la possiamo comprare da loro. Sarebbe troppo semplice, infatti. Quindi va bene, lasciamo stare per ora. Quanto dobbiamo aspettare? Cosa dovrei fare? Non riesco a immaginare il vivo. Che cosa sta succedendo? Olin è qui, da qualche parte. E anche Eren, l'altro straniero con cui ho parlato la sera prima della prova. Eren ha detto che mi avrebbe presentato sua sorella a Meridiana. Ha detto che è il capo dell'avanguardia. Ecco, beh, cioè, decisamente noi... la definizione di selvaggi Nora era abbastanza... giusta, diciamo, esatta, non... Stai ferma lì! A causa del recente attacco, nessuno straniero entra a Meridiana senza essere perquisito. Recente attacco? A che cosa ti riferisci? All'omicidio del capo... La sorella di Erend è morta. Come conosci il suo nome? Conosco Erend. Chiamalo, devo parlargli. Dubito che Erend, il nuovo capitano dell'avanguardia, un uomo in lutto, sprechi il suo tempo con una sporca straniera. Aloy, ma allora sei viva? Credevo fossi morta. Come la mettiamo? Fate largo. Sei venuta a Meridiana solo per vedermi. Per caso hai bevuto? Non proprio, un po'. Allora, sei viva, questa è... dobbiamo festeggiare, offro io. Dobbiamo parlare da soli, e vedi di riprenderti. Di qua. Quindi approva. Ovvio che approvo. D'ora in poi lei va e viene da questa città quanto le pare e piace. Agli ordini, signore. Ecco, boom. Soli, come mi hai chiesto. Che devi dirmi? Allora, perché sono qui tua sorella? Perché sono qui tua sorella, e prima andiamo sul... Mi spiace. So che era speciale. Grazie a casa la mia sorella. Speciale per me. Speciale per tutti. Sapeva sempre cosa fare e dava ordini a tutti. Mi faceva rigare dritto. Ora dovrei prendere il suo posto. E invece eccomi qui, senza sapere che fare. Smetti di piangerti addosso, anch'io ho perso qualcuno o prenditi un po' di tempo. Smetti di piangerti addosso. Allora smettila di piangerti addosso e sii alla sua altezza. Esattamente. Io che cercavo una spalla su cui piangere. Tutti quanti perdono persone care. Le lacrime non servono. Tranquilla, le mie lacrime si sono congelate. Perché sono qui a sto punto? Dall'ultima volta sono successe molte cose. La prova è stata assalita da un gruppo di assassini. Molti sono morti. Eravamo nel villaggio quando abbiamo sentito le esplosioni sulla montagna. Alcuni audaci sono tornati indietro dicendo che molti erano morti. Non ho mai sentito dei lamenti come quelli che si sono levati dalla tua gente. Come sei sopravvissuta? Non importa come, importa che il bersaglio ero io. Bersaglio? Cosa intendi? Gli assassini erano lì per me. È stato Olin. Di che cosa stai parlando? Non ha alcun senso. Olin. Devo trovare Olin. Devo scoprire che cosa sa. Ma è un amico. No, è un traditore. Non so chi siano gli assassini o cosa vogliano, ma so che Olin sta lavorando con loro. Ma io... questo... Non mi serve che tu capisca, Eren. Devi soltanto portarmi da lui. Violenza. Non è qui. È andato a cercare rottami e reliquie giorni fa. Può essere ovunque. Ci sono posti che frequenta, luoghi in cui si reca spesso. Una casa, qui a Meridiana. Ok, allora portamici. Devo ispezionarla.
Immagino, a patto che sia presente alle tue ricerche. Devo vedere la casa di Olin, ora. Ok, ok, andiamo. Andiamo alla casa di Olin. L'unica cosa che mi dà fastidio è che sono queste missioni in cui devi seguire il tizio che va lento. E io non ho voglia di andare lento. Dove cavolo vai? Pieno di persone che parlano insieme. Come fa uno a pensare? Io non penso. Bevo e basta. Schiavizzato, torturato e massacrato. Non vuoi la vendetta più degli altri? Tua sorella è stata uccisa e nessuno la vendica. Un'altra parola patetica e inutile, carogna, e ti sbatto in galera io stesso. Adesso sparite o vi prendo tutti a calci nel culo. Violenza. Cosa voleva dire dell'omicidio di Ersa? Non ora. Sorry. Forza, forza. Non sei lento, nonno santa. Sarà questa, suppongo. Ok, come facciamo a entrare? Bussiamo. Ecco, abbiamo bussato. Oh, davvero delicato. Eccoci qui. Cerca di non rompere nulla. Allora, cosa dobbiamo fare? Ispezionare l'appartamento di Olin. Tutto questo per una persona. Avere conoscenze nella corte del Re Sole. Ah, ok, dobbiamo usare il focus. Qui c'è un qualcosa e anche lì c'è un qualcosa. Credo siano tipo tracce di DNA, boh, non so. Poi che altro c'è? Qua al piano di sotto non c'è niente, se non lui. Quindi suppongo che dobbiamo guardare al piano di sopra. C'è una persona laggiù in fondo, che non so chi sia. Ligan. Lì ci sono altre persone. Ma chi se ne frega. In casa le uniche tracce sono lì sulla cassa e qui sul letto. Qui sul letto sembra un ritratto della famiglia. Ah, ok, il ritratto, non il letto. No. No, raga, l'unica cosa che c'è è quella. Cioè, qua c'è una porta. Non so se si può aprire. Non mi pare. No, boh. Ah, qui c'è un tappeto. C'è un tappeto dove c'era, dove credo ci fosse stata quella. L'angolo di questo tappeto è il logo. Oh, pace allora. E il pavimento consumato. Copertura pesante che era da una rinforzata. Ok, dobbiamo esaminare il tappeto. Vabbè, era semplice allora. Ditelo, perché mi mettete le tracce sul boh? Quella come c'è arrivata? Magia. La domanda è come si fa a entrare? Senza una chiave non puoi. Quella è una botola di fattura Oseram. Nulla può scalfirla. Questo lo vedremo. Ok, vai di violenza. Di sopra ci saranno i mattoni, quindi presumo che dobbiamo buttarci sopra i mattoni. Ci crediamo. Trovo un modo per distruggere la botola. Noi siamo furbi. Siamo stati mezz'ora qua. Sembra grossa. Diamole una spintarella. Dai, diamogli una spintarella. Tac, aperta. Sbaglio o avevo detto di non rompere nulla? Vabbè, capita. Non cadiamo perché già abbiamo visto che crepiamo se continuiamo così. Molto tattico qua. Vediamo un po', lì ci stanno cose col focus, un diario e una mappa. Ok, esaminiamo la mappa. Una mappa. I glifi mostrano i luoghi che ha visitato. E il diario invece? Sembra che Olin tenesse un diario. Olin? So che sa leggere i contratti, ma non lo definirei un poeta. Non ho più dubbi. Olin sapeva che era un bersaglio. Lì c'è un coso audio. Servici e Bipranno, ribellati. Ah, ecco, poverini. Ecco perché hanno preso sua moglie e suo figlio.
Chi? Chi è stato? Gli assassini. Se non obbediva, avrebbero ucciso la sua famiglia. Ok, allora tutto si spiega. Sei perdonato. Ecco, leggi l'ultima pagina. Scrive del nostro incontro e dell'ordine di uccidermi. Si è definito un amico. È un lurido traditore. Beh, non è colpa sua, poverino. Come fai a conoscere i glifi? E tutte queste cose che vedi, come ci riesci? Vero cose con il focus, perché il sono focus bella. Mi svela l'invisibile. E il focus di Olin fa lo stesso? In teoria. Il dispositivo è il solito. Ma in qualche modo Olin e gli assassini possono comunicare con il loro focus a distanza. E vedere attraverso i focus degli altri. Come guardare con gli occhi di qualcun altro. È così che gli assassini ti hanno visto. Tramite Olin. Sì, per quel che ne so. Ora devo andare. Ora che so dove trovare Olin, dovrei procedere. Tu da sola, sicura? Ci penso io, sono più veloce da sola. Aspetta, se quel dispositivo ti svela l'invisibile... Levati di mezzo, Erend. Ti prego, devi aiutarmi, Aloy. Devo sapere chi ha ucciso Ersa. Non l'esercito dei Cargia delle Ombre, questo lo so già. Ma chi sono i soldati colpevoli? Mi spiace per tua sorella, ma è la tua guerra, non la mia. Non fingere che non ti riguardi. Sei venuta qui per dare la caccia a chi ti ha quasi ucciso e ha massacrato la tua gente. Perché tu meriti giustizia e io no? Perché sei bello, vuole ballo bene. Ascolta, andrò al passo del crinale rosso, dove è stato trovato il corpo di Ersa. Ti aspetto. Questa credo sia, non so, se un'altra missione secondaria. Il tuo focus. Non farmi implorare. Passo del crinale rosso, dici? Vedo cosa posso fare. Ok ragazzi, quindi abbiamo esaminato tutta la casa di Olin, abbiamo capito tutti i segreti che nascondeva, per quale motivo ha agito in questo modo. Ora dovremmo raggiungere, credo, Erend, no, dobbiamo trovare Olin allo scavo, ma io direi che lo faremo nel prossimo episodio, perché per questo episodio può anche essere tutto. Quindi detto questo, direi che se vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete tutti quelli che conoscete, adesso mi seguite anche su Instagram, Facebook, come Nive, vi lasciamo qua in descrizione, e detto questo ci vediamo alla prossima, ciao!